Ciao, sono Luigi Cocchetti, direttore generale della Pedretti Serramenti. Vi aspettiamo tutti numerosi nel nostro showroom di Andine Gaiano e di Curno. I militari della Direzione Investigativa Antimafia di Milano e i carabinieri di Pavia, in esecuzione di un decreto emesso dal Tribunale di Torino, hanno posto sotto sequestro preventivo una dozzina tra ville e appartamenti sparse tra le province di Savona, Asti, Alessandria e Pavia, tutte intestate dall'ormai ex capo 58enne di una banda di Sinti, residente ad Asti, che nel 2015 terrorizzò il nord Italia, ai propri familiari e attualmente date in affitto. Il nomade nullafacente vantava un patrimonio immobiliare ora sotto sequestro, il cui valore ammonta a 2,5 milioni di euro, maturato grazie al denaro frutto di una instancabile attività criminosa stroncata con gli arresti avvenuti a Pavia nell'ottobre 2015, 3 giorni dopo aver svaligiato una casa a Caravaggio. A quanto si è potuto accertare, la formula era la medesima: si presentavano nelle case, spesso abitate da anziani, con pettorine, tesserini e placche con la scritta carabinieri, mentre sulle auto avevano montato lampeggianti e sirene. Stiamo cercando un ladro che si è intrufolato nella vostra abitazione, state fermi mentre noi lo cerchiamo, intimavano alle vittime. Con questa scusa riuscivano a rovistare con tutta calma negli appartamenti, portando via di tutto e di più: gioielli, orologi e contanti. Altre volte agivano in assenza dei proprietari. La banda di finti carabinieri aveva messo a segno in provincia di Bergamo 12 furti e una rapina nell'arco di 3 mesi, dal 25 luglio al 22 ottobre di 5 anni fa. Le abitazioni ora poste sotto sequestro preventivo sono state affidate in gestione ad un amministratore giudiziario nominato dal Tribunale di Torino, che si occuperà di riscuotere gli affitti degli inquilini in attesa della decisione finale sul destino di questi immobili.